Sono Laura De Benedetto, presidente di Toscana Inn, oggi in doppia veste anche dipendente d'ADA, in particolare della divisione Simpli, che è diretta da Roberto Barberis, che ha concluso l'evento relativo alla monetizzazione del web. Un evento che è stato un rincontrare vecchi soci che sono molto attivi sin dall'inizio, sin dalla nascita dell'associazione, tra cui Mirko Lalli, che è l'ex vicepresidente di Toscana Inn, intervenuto in veste di direttore marketing di Cloud Italia, che ha spiegato come il cloud fa risparmiare le aziende e quindi fa guadagnare di più. Seguito questo intervento, un interessantissimo spunto di social CRM che è utilizzato da Vodafone Italia per monitorare come si parla sui vari blog, forum, social, eccetera, della concorrenza e quindi studiare nuovi prodotti, studiare un servizio sempre più attento. Con l'aiuto di MC Services, Fabio Castronuovo, che è il lato consulenza che lavora con Vodafone Italia e con tanti altri grossi clienti. Ha seguito questo intervento Alias. Alias è la società che cura il sito di Toscana Inn con professionalità e con attenzione, che oggi ha mostrato il caso del Valdarno Post, una startup editoriale nata per raccontare le storie inusuali del proprio territorio, che è molto letta, 5.000 visitatori al giorno, 45.000 visitatori unici al mese. È molto interessante perché è stata lanciata anche con tutti i social, con dei video virali, quindi un esempio davvero alla portata di tutti, ma studiato con grande intelligenza. Che cosa serve per fare un sito? Delle foto, dei video, delle immagini che comunque siano a basso costo, ma anche legali, quindi con tutti i diritti, la vendita dei diritti. Ce l'ha mostrato Fotolia, sono venuti appositamente da Roma per noi. E hanno anche siglato una convenzione con i soci Toscana Inn, quindi chiunque utilizza una foto di Fotolia la ha con lo sconto e consente a noi di avere dei crediti per poter utilizzare delle immagini professionali sul nostro sito e sul nostro blog. Ha concluso l'evento dopo la premiazione di una startup che ci ha spiegato l'importanza del web per la loro azienda e ha vinto Goast con una frase molto interessante, che il web sta alla loro startup come il prisma sta alla luce. Roberto Barberis, il direttore di Simpli, il web advertising è la base della monetizzazione per tutti i siti web di qualità, quindi la parola qualità l'ha ripetuta tantissime volte, quindi la pubblicità sui siti rende di più se il sito è editorialmente e come aggiornamenti curato da una redazione professionale. E questo può essere davvero una speranza per tutti i piccoli, medi editori, per chi crea una startup basata sul web. In effetti, chi nasce sul web ha anche possibilità di guadagnare con il web, e questo è per noi soci di Toscana Inn molto importante. Difatti, noi ci siamo conosciuti su social network e quindi per noi social network è fonte di lavoro, ma anche un'opportunità di conoscere persone interessanti e anche di passare delle serate gradevoli come quella che abbiamo passato stasera.